proseguono gli appuntamenti all'insegna della musica sacra a pochi giorni dal Santo Natale. Dopo il concerto dell'Associazione Musicale Jubilate Deo nella Basilica Pontificia di Santa Croce, ieri sera è stata la Chiesa del Carmine di Piazza Luigi Palomba a ospitare a Nuvena con Sebastiano Somma. Un'orchestra e tre cantanti ha eseguito brani della tradizione natalizia introdotti da una zingaresca. Pezzo forte della serata è stato O Ciaramellaro in Napoli di Raffaele Viviani, l'indimenticato attore e commediografo di Castellammare di Stabia. Il concerto si inserisce nel cartellone di eventi Aria di Festa, promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella attraverso l'ufficio cultura diretto da Gennaro Russo. Darei valore alle cose, non per quello che valgono, ma per quello che significano. Dormirei poco, sognerei di più. Capisco che per ogni minuto che chiudiamo gli occhi, perdiamo 60 secondi di luce. Mi attiverei quando gli altri si fermano. Chiudere il trittico di appuntamenti della settimana di Natale il concerto dell'orchestra Artemus venerdì 22 dicembre alle 20 all'interno della Chiesa del Buon Consiglio a Leopardi. Lo spettacolo proporrà i più grandi successi musicali dedicati al Natale in un evento che vedrà protagonista l'orchestra in versione pop sinfonica. Il programma spazierà infatti dai tradizionali canti fino ai grandi successi pop per accompagnare il pubblico alla magia del Santo Natale.